l'impegno che ha Mario, che sta sempre su Pandora, questi video brevi ma molto efficaci in cui ci spiega esattamente quello che i nostri politici fanno, quelli che gli americani fanno, sono cose fondamentali e li ringraziamo. E forse è vero che noi dovremmo fare un altro sforzo, uno sforzo maggiore, e dovremmo andare ancora più dentro, bisogna abbassare un po' il linguaggio, bisogna entrare, che forse sempre un linguaggio un po' troppo elitario. Mi rendo conto che forse banalizzare troppo sarebbe allo stesso discorso una cosa non giusta, però è importante riuscire a scardinare questo muro che purtroppo il sistema educativo ci ha posto davanti. E quindi ricordo, volevo chiudere con un pensiero, che bisognerebbe riscoprire quella, e qui ritorno alla propria mentalità biblica, ma forse che molti anche ebrei che lavorano contro il governo Netanyahu e tutti i governi che si sono succeduti, che hanno contribuito all'espropriazione della terra palestinese, dovremmo ritornare a quella frase biblica: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Allora, quella che è una comunicazione di servizio dopo la quale Manlio parlerà. E dico subito che sono aperti gli interventi al pubblico, gli interventi no, siccome siamo qualcosa come poco più di 400, è evidente che sarà una roba che avrà il tempo dedicato, perché vorremmo fare un breve ritorno con i relatori. Badate, adesso sono più croce le 25, pertanto dopo daremo meglio il tempo dopo Manlio. Ecco, Manlio, dopo che ci ha fatto la gentilezza del signor Franco e Giulietta di venire qui, non gli diamo proprio al minuto, diciamo che Manlio. No, per favore Franco e Giulietta. No, pertanto adesso Marcello ha una breve comunicazione dopo Manlio e dopo apriamo al pubblico, però con delle indicazioni che daremo, e saremo draconiani, questo lo assicuriamo fin da ora, perché abbiamo un ordine dei lavori che intendiamo, diciamo, offrire per dare un'opportunità nella misura in cui riusciremo a farlo. Prego Marcello del Comitato contro la guerra di Milano. Brevi. Allora, compagni e compagni, innanzitutto un saluto e direi un invito. Bisogna essere presenti, perché le battaglie si vincono solo con l'impegno di tutti, e questo impegno parte proprio dall'esserci. Stasera siamo qui per parlare di un tema importantissimo per chiunque voglia davvero la pace in Italia e nel mondo: la necessità di smantellare la NATO, un'organizzazione imperialistica che, con la scusa di esportare la democrazia e difendere l'Occidente, ha sempre solo esportato guerre. Per farlo dobbiamo trovare in Italia il coraggio di agire finalmente come uno Stato sovrano e non come una colonia degli Stati Uniti d'America. Uscire dalla NATO significa, quindi, entrare in un percorso verso la pace, un cammino che può sembrare utopistico, ma, come è stato detto, abbiamo tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi, altre ci portano avanti e si chiamano sogni. Senza il sogno di un futuro più giusto, il presente non potrà mai evolvere, e le guerre e le sofferenze causate da questo mondo militarizzato si ripeteranno all'infinito. Abbiamo perciò organizzato questa serata, questa giornata, che vuole essere un momento per capire meglio la complessa situazione geopolitica, elaborando delle linee di azioni concrete attraverso il confronto e il contributo di tutti. Per farlo ci è voluto tanto impegno, ore di lavoro di miei compagni che non si pagano, perché sono il risultato della passione e della responsabilità politica. E per invece ci sono altri conti che devono essere saldati. Vi chiediamo quindi di lasciare all'ingresso il vostro contributo, oppure di comprarlo dietro.